La Shoah raccontata ai più piccoli, senza turbamenti, toccando le corde giuste, grazie a uno scrupoloso lavoro pedagogico. Una mission possibile, difficile, ma che la scuola dell'infanzia Celidonio di Sulmona ha intrapreso con i suoi piccoli studenti di 5 anni. Il tutto senza fare riferimenti espliciti alla deportazione, ma facendo iniziare a intraprendere un graduale percorso di sensibilizzazione riguardo una delle pagine più tristi della storia. Non sono rimasti affatto turbati dalla storia perché siamo state molto rispettose delle terminologie da adottare, non andando a turbare le loro sensibilità. I bambini hanno capito che dovevano prendere una valigia, mettere dentro le cose più importanti, più necessarie e fare questo viaggio, che però in realtà noi non abbiamo approfondito dove portasse, proprio per non urtare insomma, l'animo di questi bambini così piccolini. Sono stati due i progetti portati a termine dai piccoli studenti e dalle maestre del plesso scolastico sulmonese. Il primo, il ricordo della vicenda di Anna Frank, partendo ovviamente dalla memoria, quella messa nero su bianco, del celebre diario della ragazza olandese. L'altro, invece, riprende i carretti di solidarietà raccontati da Orlando Baroncelli, simbolo di quella fratellanza e umanità sconosciuta nei lager di Birkenau e Auschwitz, ma non solo. Un carretto portato simbolicamente davanti al vicino Carrefour in Via Laplea, dove i piccoli protagonisti hanno distribuito dei biglietti con messaggi di solidarietà ai passanti. Nel camminare con questo carretto lungo le contrade del paese, i bambini facevano scambi di alimenti perché all'epoca c'era davvero una grande sofferenza e quindi loro magari scambiavano con il sale, un'altra famiglia dava il pane, qualcun altro dava la legna, qualcun altro dava la farina, ognuno dava ciò che poteva. E questo è stato il primo, diciamo, tassello che ci ha portato a consolidare un altro concetto fondamentale per i bambini, che è quello della solidarietà. Perché ricordare è necessario ad ogni età.